Un saluto da Dottor Palmas, un dentista sardo qua in Moldavia. Se stai guardando questo video è perché probabilmente hai bisogno di avere qualche informazione in più su quanto riguarda questi. Questa è una panoramica dentale, questa è la stessa panoramica dentale però in un formato diverso. Qua mi trovo ora al Dipartimento riabilitazioni estreme, dove vengono performate tutte le chirurgie di ricostruttiva completa della bocca. L'equipe più famosa qua dell'Est Europa, che è stata riconosciuta a livello mondiale come innovatrice nella telemedicina, e ci occupiamo di cose abbastanza complesse. Se anche il tuo è un caso come questo di ricostruttiva complessa, quindi completa di tutta quella che è la bocca, allora fai molta attenzione, perché in questa sezione, in questa pagina, scoprirai quelli che sono i primi passi da fare per organizzarsi in un viaggio, per esempio, di cure all'estero. Questa che ho in mano è una panoramica. La panoramica è la lastra che contiene le informazioni diagnostiche che ci servono di base per capire se sei candidato o meno a curarti all'estero. Questa è la prima informazione che noi chiediamo a tutti i nostri pazienti che vogliono sapere se possono andare a curarsi all'estero, se c'ha senso andare all'estero e quanto potrebbero risparmiare. Delle volte i pazienti ci chiedono di avere un preventivo, di avere delle informazioni di budget, ma senza questa informazione noi non possiamo dirti di cosa potresti avere bisogno. Come si ottiene la panoramica? Che sia digitale, quindi in dischetto, o che sia analogica come questa che ho in mano, la procedura è la stessa. In questo video ti darò alcuni strumenti che ti serviranno per capire come recuperare questa radiografia panoramica. In Italia, nel tuo paese, è possibile procedere facendo visita al tuo medico di famiglia e ottenere una prescrizione medica per eseguire col sistema sanitario pubblico presso un qualsiasi centro radiologico convenzionato col sistema pubblico la radiografia. Che sia analogica o digitale non c'è differenza, sempre avrai bisogno di questa prescrizione. Ti prende praticamente il tempo d'attesa dal tuo medico di base, chiamare il centro convenzionato che ti può indicare anche il tuo medico di base, andare al centro medico convenzionato e pagare il ticket. In genere il ticket si aggira attorno ai 30 euro, 40 euro. Tieni conto che se vuoi saltare la fila, andare rapido, il mio consiglio è quello di andare in un centro che esegue radiografie panoramiche digitali in maniera privata. In genere non più di 45-50 euro ottieni o il dischetto o la radiografia analogica, ma te lo danno subito, nell'arco insomma di un'oretta o due c'hai il tuo dischetto che potrai poi mettere nel computer e inviarci. L'alternativa è quella di fare una visita gratuita in un qualsiasi franchising dentale. Basta che tu cerchi franchising dentale su Google e cercane uno nella tua città. Quando ti fanno l'esame puoi chiedere che ti venga stampata la radiografia dei raggi X che hai eseguito. Quella stampa la potrai poi fotografare e ce la potrai inviare o via WhatsApp o via mail. Se ti ritrovi di fronte una radiografia panoramica analogica, quello che puoi fare è fare una fotografia della radiografia, e funziona così. Prendi il tuo smartphone e vai a selezionare la fotocamera. La metti alla luce del sole, quindi di giorno, contro al cielo, e mettendola contro al cielo metti a fuoco e scatti. A questo punto avrai nel tuo telefono quella che è la fotografia dell'esame radiografico. Hai digitalizzato in un secondo quella che era la radiografia analogica. Puoi semplicemente andare e inviarla su WhatsApp al numero che trovi qua in questa pagina. L'alternativa è avere il dischetto. Chiaramente non fai la fotografia del dischetto. Il dischetto lo dovrai inserire dentro al computer. Vieni con me, ti faccio vedere.
apri il dischetto che ti viene consegnato, lo inserisci dentro al computer e a questo punto comparirà a monitor quella che è la radiografia. Ci sono due modi per ottenere il file da inviarci: o clicchi e vai a cercare nei menu il menu con scritto esporta, la esporti come JPEG, oppure con la stessa procedura di prima che ti ho fatto vedere. Vai a fare la fotografia direttamente al monitor con un clic. Ho pronto sul mio smartphone il file, le informazioni della radiografia pronte a essere inviate con WhatsApp. Ancora una volta, è semplicissimo. Questo è il primo passo in assoluto per avere da noi quella che è una quotazione. Ti ricordo che fare un preventivo a distanza è impossibile perché la radiografia. Mancano tante informazioni che poi da una visita dentistica escono fuori e sono necessarie. Da una radiografia non si vede la lingua, non si vedono le gengive, vedi solo le basi ossee, non vedi se un dente si muove, non vedi quale dente fa male da una radiografia e non vedi se c'è sanguinamento e in quali punti c'è sanguinamento, se ci sono tasche parodontali, non vedi se il viso è grande o un viso piccolo, cambia tanto, se ci sono visi di taglia large, visi di taglia small e extra small e non vedi in che rapporti sono tra di loro le arcate in dinamica, ma la radiografia panoramica è il primo step che io ti consiglio di fare se vuoi ricevere una quotazione che ti dà un'idea intanto se sei un buon candidato per andare all'estero, ti dà un'idea di quello che si potrebbe fare all'estero e ti dà un'idea appunto di tutto quello che potrà essere il percorso dopo. Io sono Dottor Palmas, un dentista sardo qua in Moldavia e ti faccio un saluto.